Tu pensi che sia una crisi che si possa risolvere, quella del calcio italiano, a breve scadenza? Io credo che il football europeo ha cambiato molto negli ultimi 10 anni. E soprattutto l'ultimo... Il calcio mondiale, e in particolare quello europeo, si sono molto evoluti in questi ultimi 10 anni, e soprattutto negli ultimi 5. E non mi sembra che la scuola italiana si sia adeguata a questi mutamenti. Oggi tutti giocano un calcio offensivo utilizzando atleti forti e in grado di correre 90 minuti. L'Italia deve invece ancora liberarsi della sua tradizionale mentalità difensiva. In questo senso si può dire che è rimasta indietro di qualche anno rispetto alle altre formazioni. Però si riprenderà molto presto, perché come difesa è ancora la più forte del mondo. E noi lo sappiamo bene, perché segnarle un gol è sempre stato un problema. E tra i giovani sta già trovando attaccanti di valore. Si tratterà di realizzare un buon equilibrio tra difesa e attacco e di esaltare questo equilibrio con un'adeguata condizione fisica.